Ledesma, era una partita troppo importante, no? Si poteva avere l'occasione di avvicinare il Cesena e invece il Cesena parte con questa è una partita importante questa, come l'è stata anche domenica scorsa, come lo sarà la prossima, come lo saranno tutte. Per noi la classifica dice chiaramente che saranno tutte importantissime, non ce n'è una che ha un valore in più rispetto all'altra, anche se si poteva sì avvicinare, più che avvicinare lasciare giù il Cesena, quindi un gruppo più folto, sarebbe stata la cosa migliore, però non ci è bastato quello che avevamo fatto, dovevamo fare qualcosa in più, e c'è il rammarico che magari certe partite dovevamo anche riuscire a portarle sul pareggio fino alla fine, perché anche un punticino conta, anche un pari qua conta, anche se non bisogna dire che veniamo qua per cercare il pareggio, per una partita del genere magari il punto va portato fino alla fine. È iniziata bene la partita per la formazione del Soverde, avete preso un po' il predominio del centrocampo, la squadra che sembrava essere più propensa a giocare era proprio la Ternana. Sì, infatti l'inizio è stato buono, ma penso che l'approccio è stato buono, l'avevamo messo in difficoltà con delle combinazioni che sono venute naturali, quindi c'è il rammarico per quello, perché non siamo riusciti a farlo durante tutta la partita, tutti i 90 minuti. Loro sicuramente dopo l'inizio nostro buono ci hanno fatto un correre un po' di più, perché allargavano molto, noi con le contromisure non le avevamo fatte al massimo. Già, forse il periodo più brutto della partita per la Ternana, più pericoloso per la Ternana, sono stati quei 3-4 minuti quando c'è stato il gol, no? Sì, anche prima del gol ci sono stati 3-4 rimpalli dentro l'area, non riuscivamo a buttare la palla fuori. È lì che dovevamo essere magari più freddi e cercare di portarli lontani dalla nostra area, perché appunto era quello il momento dove ci hanno messo, penso che durante la partita, solo in quel momento ci hanno messo in grossa difficoltà. Squadra, diciamo, volitiva, determinata quella di oggi, anche aggressiva, se vogliamo un po' la bella copia di tante altre prestazioni invece in cui la Ternana magari non lo era stata, aggressiva, però raramente alla tiro la formazione rossoverde. Ma non siamo riusciti a concludere, anche se siamo arrivati, soprattutto il primo tempo all'inizio partita, arrivavamo vicino all'area e non siamo riusciti a tirare o a concretizzare le occasioni, però ha detto bene, dobbiamo anche ripartire da quello che avevamo fatto bene, che è quello, l'approccio, la voglia, il voler vedere anche le cose positive, perché anche se può sembrare tutto negativo, bisogna anche tirare fuori quel che stiamo riuscendo a fare positivo e continuare a migliorarci, perché non c'è tempo per pensare ad altre cose. Ti abbiamo visto, diciamo, anche dopo la partita, a fine partita, protestare molto con il direttore di gara, parlare molto con il direttore di gara. Uno come Ledesma, che solitamente vuole dire in campo, no, queste cose non le fa, come non le fa Valiente, che invece verso il finale di partita anche lui si è arrabbiato molto con il direttore di gara. Possiamo sapere il perché di sei? No, il perché è semplice, perché non si è rivolto in maniera corretta, non ha rispetto, perché io ho sempre parlato con molto rispetto, non è per i minuti persi loro o per i falli commessi o non commessi, perché ci può stare, uno, anche noi delle volte protestiamo, magari anch'io ho protestato sul fuorigioco, magari non lo so se c'è perché non l'ho rivisto, però mi ha fatto avere il modo in cui parlano, il modo in cui si ti parlano senza rispetto, a me è quello che mi dà fastidio, infatti glielo ho detto, non bisogna essere rispettosi per magari parlare con un giocatore, io avevo la faccia al braccio, gli stavo semplicemente chiedendo se era fuori gioco o no, che c'erano altri giocatori davanti, lui si è comportato in maniera scorretta, senza rispetto, è questo che mi ha fatto andare un po' fuori di testa, perché prima di tutto c'è il rispetto per la persona, per il giocatore, io non sono andato lì, non l'ho mandato a quel paese, l'ho semplicemente educatamente chiesto che se non aveva visto un fuorigioco, che magari non era e ha ragione lui, però ci vuole rispetto, certo. Ci vuole rispetto per la persona al di là di chi è che ti sta parlando dall'altra parte. Ma lui già il primo fallo, il primo fallo che hai fatto te sembrava che ti volesse, voglio dire, crocifiggere. No, ma non è per quello, ripeto, è semplicemente per il fatto che questo arbitro qua ha risposto in maniera maleducata. Allora se magari io fossi andato da lui parlando
E allo stesso modo capisco perché se un giocatore ti parla male ha anche il diritto di rispondere a tono. Però sono andato, l'ho parlato educatamente e lui non ha avuto rispetto. Senti, calcio del gol del Cesena ne hai parlato un po', diciamo, a volo. C'era o non c'era fuori gioco? No, io ripeto, mi sono lamentato perché mi sono girato dopo il tiro la respinta di Simone, ho visto che c'erano tre giocatori loro da soli, però non posso adesso dire se lateralmente qualche giocatore nostro li teneva in gioco. Senti, 11 giornate alla termine, situazione diciamo abbastanza delicata, non dico compromessa perché poi finché la matematica non condanna la squadra, diciamo c'è speranza, però si è fatta dura. No, non penso che anche oggi con un punto o con tre punti diventava tutto semplice, così come domenica scorsa abbiamo vinto non avevamo pensato che la cosa era diventata molto soft, molto meglio rispetto a un mese fa. Sarà dura da qui fino alla fine, non bisogna abbassare la testa e soprattutto, anche se può sembrare a voi o alla gente un discorso sbagliato, bisogna ripartire e vedere anche le cose positive. Ci credete? Certo, ci crediamo, ma non è una frase tanto per noi. Andiamo in campo perché ci crediamo, perché pensiamo che ci possiamo tirare fuori con le nostre armi e magari migliorando quello che anche oggi non è stato possibile, capire che si poteva andare da casa, qui a casa, anche portandolo 0-0 fino all'ultimo minuto. Un'ultima cosa, dall'alto della tua esperienza di grande professionista, cosa ti senti di dire rispetto alla prestazione odierna, guardando la prestazione di oggi, analizzando la prestazione di oggi della Dino Manuzzi, rispetto alle altre, rispetto magari a quella di domenica in cui fra le altre cose si è vinto? Penso che l'approccio nelle ultime due partite è stato diverso, però stare qui a fare questi discorsi che magari la gente guarda solo il risultato, guarda solo che hai preso gol, è dura perché ti guardano. Adesso qualsiasi cosa noi andiamo a dire è vista male o vista in modo negativo, quindi a noi ci tocca più che dire o fare dei discorsi, dimostrare in campo come oggi abbiamo cercato. Non è bastato, non cerchiamo alibi, capiamo e capiremo che non è bastato, che qualcosa in più ce l'hanno messo loro, noi no, e guardare avanti e cercare di tirarci fuori. Grazie Medesma.